naturalmente anche grazie a tutti quanti voi che siete qui. Mi fa piacere anche così, io ringrazio tutti, quindi ovviamente un abbraccio che arriva a tutti quanti voi. Volevo anche fare un riferimento particolare, qui abbiamo due candidati sindaci, abbiamo la signora Paladini, candidata sindaco di Porto Cesareo, Anton Luca Iasi, candidato sindaco di Neviano, sono venuti con alcuni, la professoressa Colazzo, candidata al Consiglio regionale. Noi abbiamo voluto partire subito con un tema che credo sicuramente abbiamo portato a casa e che ha dato sicuramente una maggiore tranquillità e una maggiore serenità agli operatori. Oggi Massimo, il problema del futuro è quello di sforzarci di approfondire le tematiche che riguardano e che so tu hai perfettamente ben chiare, per cercare di mettere in condizioni l'istituzione pubblica di rendere un servizio sempre migliore, di fare in modo che l'istituzione pubblica riprenda ad essere un punto di riferimento certo e soprattutto che l'istituzione pubblica possa allargare sempre di più lo spettro delle attività e possa cercare, pur sapendo che il lavoro non si inventa, pur sapendo ciò, possa essere in grado di rapportarsi sempre meglio e sempre di più con i cittadini e in questo senso accompagnare in modo sempre più preciso il percorso di chi si approccia al lavoro. Con un altro obiettivo fondamentale, che è quello di fare in modo che il principio sul quale abbiamo sempre discusso e sul quale sempre si è ritornati, e cioè di collegare sempre di più il mercato del lavoro al sistema della formazione, diventi una realtà vera, diventi qualcosa di estremamente pragmatico e riesca a dare le risoluzioni. Noi qualche idea ce l'ho, io la voglio soltanto lanciare qui. Noi abbiamo affrontato il problema del trasferimento delle competenze dalle province alle regioni con una tendenza che è quasi diventata inversa rispetto a quella che abbiamo vissuto negli anni passati. Cioè il sistema di decentramento è diventato un sistema un po' di accentramento. Cioè la scomparsa delle province ha fatto ritornare alle regioni molte competenze e non sempre le regioni le hanno riassegnate sul territorio. Quindi c'è stato un processo che, se noi guardiamo nel complesso, è stato tendenzialmente un processo che ha portato, ripeto, a un nuovo accentramento regionale. Ecco, noi dobbiamo probabilmente reinvertire quel percorso e non possiamo non reinvertirlo se non passando magari, ecco la lancio qui, attraverso una legge regionale che riorganizzi il territorio. Perché noi oggi abbiamo ATO per i rifiuti, abbiamo l'autorità idrica di Puglia, abbiamo i piani di zona per i servizi sociali, abbiamo le unioni dei comuni, il tutto con un sistema di a macchia di leopardo, di mappa a macchia di leopardo. Molto spesso i comuni dialogano per un problema in un gruppo, poi quel gruppo si cambia nel momento in cui passiamo a un altro tema. Ecco, una legge regionale che invece stigmatizzi i territori e assegna a quei territori un discorso di collaborazione e di partecipazione alla gestione dei servizi comune renderebbe, a mio modesto parere, sicuramente molto più operativa l'attività dell'istituzione pubblica sul territorio. In questo discorso si può tranquillamente incastrare anche un processo di riorganizzazione territoriale che guardi ai centri per l'impiego con questa logica e che assegni maggiori compiti ai centri per l'impiego proprio per farli diventare nuovamente un fulcro di attività e anche un punto di riferimento, come dicevo prima. Io non mi dilungo perché questo era soltanto un saluto, un avvio e una sottolineatura di una problematica che noi consideriamo assolutamente prioritaria, però credo che debba riconoscersi alla Regione Puglia l'attività fatta
e immediatamente l'avvio delle procedure per potenziare quei centri, perché se non ci sono le risorse umane non si può fare niente, e noi quindi abbiamo la necessità di, come dire, ridare operatività e forza a questi uffici pubblici, perché riteniamo che nel sistema di competizione e di concorrenza che c'è fra pubblico e privato noi si debba puntare sempre come priorità al potenziamento del pubblico e successivamente alla gestione di un rapporto corretto col sistema privato con cui ci si può integrare bene in modo perfetto. Quindi grazie anche all'onorevole Cassano per l'attività che ha fatto, perché non si è vista, ma poi per molto tempo c'è stata una notevole programmazione che ha dato poi i suoi frutti. E ripeto, io vi ringrazio per essere qui e consentitemi di chiudere ringraziando i nostri ospiti, perché poi di domenica in estate fare una campagna elettorale non è facile, e avere la disponibilità delle persone quindi è segno anche evidente di un interesse e di una generosità a spendersi per il nostro territorio. Quindi grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio i presenti, oltre agli amici Toto Ruggeri e l'onorevole Bruno Tabacci. Ringrazio Mario per le belle parole. In effetti il lavoro di Mario è stato, come dire, fondamentale in questa fase, diciamo, perché voi non sapete, ma l'agenzia regionale è nata nel 2019, giovanissima. Quando è nata senza personale, senza struttura, senza sede, senza niente. E quindi questa collaborazione, l'aiuto che ho avuto da Mario Pendinelli e da Toto Ruggeri in consiglio regionale, sono stati fondamentali, hanno creato tutto quello che poi negli ultimi mesi abbiamo messo in campo, cioè un'agenzia regionale che ha fatto anche discutere tanto, e ha fatto discutere tanto probabilmente perché, diciamo, qualcuno ha creato da niente la possibilità di, intanto, di, grazie alla Regione Puglia, di assumere nei prossimi mesi più di 1200 persone, che credo che sia un elemento importante, perché come diceva giustamente Mario, il personale dei centri per l'impiego 3-4 anni fa erano circa 1500-1600 persone, nell'ultimo mese siamo arrivati a 300 dipendenti, quindi abbiamo perso la gran parte dei collaboratori, e chiaramente i centri per l'impiego non possono funzionare se non ci sono i dipendenti. Oltre ai dipendenti abbiamo avuto la possibilità, avremo la possibilità di spendere le risorse grazie al governo nazionale, grazie a Bruno Tabacci, con cui molto spesso mi sono confrontato per cercare di accelerare l'iter dei finanziamenti che dovevano arrivare alle regioni. E qui per fortuna in Regione Puglia sono arrivati 195 milioni di euro che saranno spesi per le assunzioni, ma soprattutto per le strutture tecnologiche e le sedi che sono, diciamo, in questo momento sono inadeguate. Allora tutto questo sta succedendo e sta accadendo grazie alla collaborazione della Regione Puglia con il governo nazionale. Siamo riusciti anche a sfruttare, diciamo, quando ero io al governo, Bruno, avevo creato la possibilità, avevo trovato le risorse per far assumere a tempo determinato 240 persone circa con il governo Gentiloni, siamo riusciti anche a spendere queste risorse. Quindi, nonostante, diciamo, le problematiche che l'opposizione in Consiglio regionale ha creato per non far assumere questo personale, diciamo, la nostra bravura ci ha portato ad aver fatto tutti gli atti che servono per nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, a fare questi concorsi. E, diciamo, l'aspetto negativo per chi fa politica è pensare che qualcuno possa, come dire, creare problemi nell'assunzione del personale, perché quando si assume del personale non è che si assume personale di parte, si fanno dei concorsi pubblici, possono partecipare tutti e tutti hanno la possibilità di cambiare la loro vita, visto che sono numeri importanti.
Eppure l'opposizione in questo Consiglio regionale ha, come dire, creato questa situazione imbarazzante, dico io, così come è stata la situazione delle donne della parità di genere. Cioè sono due autogol che l'opposizione ha fatto in questo ultimo periodo. Noi ce l'abbiamo fatta, tutto questo è stato fatto, quindi credo che nei prossimi mesi avremo un'organizzazione molto importante nei centri per l'impiego, una grande collaborazione con le strutture private, perché è giusto che il pubblico e il privato possano dialogare. Ci sono dei personaggi, delle personalità, delle strutture private che hanno la capacità di dare il giusto contributo. Questo è quello che è stato fatto in poco meno di un anno e mezzo, ripeto, senza, veramente, credetemi, senza personale, perché il personale che ho in direzione l'ho tolto dai centri per l'impiego. Se c'è qualche dipendente, qualche collaboratore dei centri per l'impiego, sa che io ho tolto 7 persone dagli uffici dei centri per l'impiego, li ho portati nella cosiddetta provvisoria direzione generale e abbiamo creato tutto questo. E questo credo che sia l'elemento importante, e questo grazie veramente alla collaborazione di Mario, che è stato molto molto attivo in questo periodo per creare queste condizioni. E quindi io, Mario, ti ringrazio ufficialmente davanti ai tanti amici e amministratori che ci sono, perché tutti devono sapere che c'è stato un gioco di squadra che ha portato a questo grande risultato, a questa possibilità, a questa grande possibilità di poter assumere tante persone, e credo che sia una delle soddisfazioni più grandi. Quando si porta a casa un risultato del genere, credo che uno può stare tranquillo, può dormire tranquillo, può sperare che le cose possano andare sempre meglio. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti quanti voi che, come ha detto Mario, di domenica siete qui ad ascoltarci, e passo la parola, credo, a Dottor Ruggeri, che ha collaborato moltissimo in questa fase. Grazie, Dottor. Grazie anche a Bruno, che questa sera è qui con noi, e soprattutto, oltre al nostro caro Mario, grazie a tutti voi che siete qui, che è importante, è stato detto, di domenica sera, tra poco inizia anche una partita importante, perciò tutti magari state aspettando, dicendo, ma quando finiscono questi, perché dobbiamo andare a vedere la partita. Non vi preoccupate, vedremo la partita fra qualche ora, magari qualcuno la starà già registrando, ma al di là della battuta, io penso che questa sera sia molto importante presentare Mario Pendinelli per la prossima campagna elettorale. E insieme a Mario Pendinelli, e chiaramente presento anche l'architetto Colazzo, che in qualche modo rappresenta la parte femminile della nostra squadra. Vedete, il mondo del lavoro lo conosciamo molto bene, sappiamo quante difficoltà ci sono per arrivare a soddisfare quelle esigenze che tutti i ragazzi, che tutte le persone in qualche modo vivono e desidererebbero arrivare a soddisfare. E oltre ai ragazzi, anche a tutte quelle persone che ormai cinquantenni non riescono più a trovare un posto di lavoro. E in questi anni noi in Regione, per quale mi pregio di aver fatto parte del governo regionale, abbiamo lavorato molto per cercare di arrivare a soddisfare quelle che erano queste esigenze. Si è creata l'Agenzia per il Lavoro. Abbiamo trovato un elemento che, tra l'altro, con il lavoro visto che aveva fatto il sottosegretario del governo Gentiloni, abbiamo dato la responsabilità dell'ARPAL. Qualcuno ci ha criticati perché magari si pensava che stessimo
andando a dare qualcosa ad una persona di centrodestra, perché Massimo Cassano veniva dal centrodestra, soltanto non ricordando che il sottosegretario al lavoro che ha fatto Massimo Cassano l'ha fatto con il governo Gentiloni, che era centrosinistra. E perciò tutte queste manifestazioni e tutta questa rancorosità nei confronti delle persone che tra l'altro cercano solo ed esclusivamente di dare una mano e di andare a risolvere quelle che sono le problematiche che la gente vive, che tutte le persone vivono. Bisognerebbe mettere da parte queste problematiche, tutti questi risentimenti e pensare a quello che è il bene comune, il bene che ognuno di noi, ognuno di voi cerca in qualche modo con grande sacrificio di arrivare ad ottemperare a quelli che sono i doveri verso la famiglia, i doveri verso i ragazzi, i doveri verso tutte quelle persone che veramente vivono la precarietà della vita, vivono la precarietà del momento. E invece noi no, in politica, che è tutto il contrario di tutto, bisogna sempre guardare al nemico. L'avversario politico non esiste, è il nemico che bisogna abbattere perché magari fa gli interessi di questo o di quell'altro. Ecco, io questo è il messaggio che voglio riportarvi, e voglio riportarvelo questo messaggio partendo qui da Scorrano, dove tra l'altro io che, scusate, in qualche modo ho avuto la responsabilità di presentare e di andare a formulare tutta la lista dei popolari per Emiliano, insieme all'amico Massimo Cassano. Vedete, abbiamo creato i presupposti a che le persone abbiano veramente qualcosa da dire, qualcosa su cui puntare. Nel momento in cui dovevo formulare la nostra lista, qui in provincia di Lecce, ho cercato in qualche modo di puntare su quello che era la parità di genere. La nostra lista è composta da 5 uomini e 5 donne, non 60 e 40, 50 e 50, perché siamo convinti di poter portare avanti questo discorso. Siamo convinti che la donna deve essere messa nelle stesse condizioni dell'uomo e l'uomo deve essere messo nelle stesse condizioni della donna, perché ogni tanto qualcuno pensa che magari l'uomo sia privilegiato rispetto alla donna, e invece non è così. E quando ho, e questo devo dirlo in modo molto serio, ho detto a Mario Pendinelli: tu non devi fare scherzi, perché lui ha avuto sempre un po' di intemperanza nei confronti di questo o di quello in regione, perché chiaramente in regione ognuno cerca di portare avanti. Ho detto: Mario, tu sei la persona che hai la capacità di poter fare politica, che hai le competenze per poter fare politica, che hai la generosità per fare politica e che in qualche modo ti stai mettendo di nuovo nelle condizioni di mettere la faccia per fare politica. E noi abbiamo bisogno, cari amici, di questo. Ve lo dice uno che ormai dalla politica ha avuto tanto, forse ho anche dato alla politica, e che in qualche modo, come tutte le persone che arrivano ad una certa età, come sono arrivato io, vuole far crescere gli altri, vuole far crescere le persone. Perché è questo che noi dobbiamo insegnare a tutti i nostri ragazzi, che c'è la possibilità di poter arrivare per tutti. E quando ho fatto la lista, ho cercato di fare la lista mettendo tutte persone con competenza, con capacità. E però la competenza e la capacità a volte serve ben poco se non c'è l'aiuto di tutti voi, cari amici.
Questa è una campagna elettorale sui generis. E questa sera siamo in tanti, devo dire, ma non pensate che tutte le sere sarà così. Perché la mascherina, il contagio, sta allontanando, oltre all'incapacità che purtroppo la politica ha anche dimostrato in certi momenti, sta allontanando le persone e noi dobbiamo cercare di avvicinarle. E come possiamo avvicinare le persone? Dimostrando veramente che vogliamo fare gli interessi degli altri, dimostrando veramente che vogliamo avere una famiglia, non solo quella che viviamo giornalmente, ma una famiglia della politica insieme a tutti voi. Ecco perché dico a tutti voi, diamoci da fare, perché c'è tanto da fare, ma insieme possiamo ottenere un grandissimo risultato. E allora, amici cari, chiudo passando la parola a Bruno Tabacci, al mio caro Bruno Tabacci, perché ci conosciamo da tantissimi anni. È un monito, insieme a voi tutto può essere raggiunto, senza di voi non arriveremo da nessuna parte. Grazie. Beh, sono tornato volentieri a Scorrano dal mio amico Pendinelli, anche per incoraggiarlo in questa campagna elettorale. L'avevo sollecitato a candidarsi, bene ha fatto Totò e Cassano ad insistere, perché Pendinelli l'ha dimostrato già da sindaco di questa città, ma è stato un amministratore di grande qualità, è un amministratore di grande qualità, è stato ed è un buon consigliere regionale e credo che la competenza e la serietà nell'amministrare, poi consigliere regionale fa anche attività legislativa, è fondamentale per recuperare le ragioni della qualità della politica che stanno alla base delle nostre difficoltà. Perché se noi viviamo un momento così difficile, certo lo dobbiamo alle contingenze in questi giorni, in questi mesi del Covid, ma se solo volgiamo lo sguardo ai nostri ultimi anni ci rendiamo conto che qualche peccato il nostro paese l'ha compiuto in questi anni e l'opinione pubblica è stata illusa che si potessero prendere delle scorciatoie, che bastasse organizzare la protesta. Si è visto qual è stato l'effetto della protesta, dove porta. Ha portato ad una dequalificazione rilevante del Parlamento e delle istituzioni regionali, ma anche di quelle locali. Stasera con piacere abbiamo incrociato qualche candidato sindaco dei paesi vicini ed è una prova confortante quella di sapere che c'è ancora passione per amministrare, per gestire le proprie comunità. Ma se la politica non recupera la qualità e la profondità della sua missione, che è legata alla serietà e alla competenza, non è che è vero che in tempi di nuove tecnologie e con la buffata che abbiamo fatto della rete ci siamo autoconvinti che ognuno di noi può essere capace di fare tutto. E purtroppo le cose non stanno così. E lo dimostra anche la vicenda sanitaria che ci ha colpito in questi mesi. E non è che ognuno di noi può fare tutto. Se ha competenze specifiche, può dedicarle ad occuparsi di qualcosa. Ecco, occuparsi delle cose politiche richiedono una professionalità che non c'è neppure un mercato dove la si compra. È qualcosa di complesso.
non solo fa rilievo riguarda le attitudini personali, la qualità, la formazione, riguarda anche le esperienze fatte. Un buon sindaco è qualcuno che è già passato attraverso il governo delle cose concrete e soprattutto sotto l'occhio vigile del cittadino che è più vicino, perché il sindaco è l'amministratore più prossimo dei suoi concittadini e quindi è soggetto al loro giudizio in qualsiasi momento. Quella è la base. L'idea che i candidati di questi ultimi anni si sono presentati dicendo io non ho mai fatto politica, dimostra di quale stupidaggine siamo stati vittima, come se ci fosse un diritto alla incompetenza, alla non conoscenza e questa potesse essere imposta agli altri. Perché se uno è stupido, non è che gli si può affidare la gestione delle cose, non avviene così nelle famiglie, nelle attività private. E perché dovrebbe avvenire per la politica? Perché è una cosa che quindi al pubblico non interessa, invece dovrebbe interessare molto di più, perché è la base su cui incardinare una società sana. Se la politica si immeschinisce, diventa qualcosa di non rilevante, anzi di negativo, ed è interpretata anche questo dibattito sul taglio dei parlamentari, è di una meschinità senza limiti, perché non c'è dubbio che quei numeri non sono intoccabili, ma il problema è che una discussione che ha appassionato perfino i costituenti, perché loro hanno dato quei numeri nell'arco di tempo che va tra il 46 e il 48, sulla base del prestigio della rappresentanza. L'idea è che noi possiamo anche toccare, ma lo dobbiamo fare all'interno di una riforma strutturale delle istituzioni del nostro paese. Non possiamo buttare lì un numero, perché se no uno dice, ma perché 400? Non potevate farne 100? Ma perché non 100? Non potevate farne 50? Ma perché non potevate fare uno solo? Avete risolto tutti i problemi. C'è la superiorità dell'efficienza della non democrazia. È questo a cui vogliamo puntare? Io penso che i sistemi democratici, con tutti i loro difetti, sono ancora qualcosa, e qualcosa sta accadendo anche in Russia. L'oppositore di Putin ha dovuto andare in Germania, non si capisce ancora bene come mai sia stato costretto ad una condizione di questa natura, in gioco la sua vita. E allora, la differenza tra i finti sistemi democratici e i sistemi democratici sono questi, che noi abbiamo immaginato che la rappresentazione di una democrazia passa attraverso un rapporto profondo con il suo popolo, ma è capace di esprimere delle rappresentanze di grande qualità. Allora, se questo passaggio elettorale serve anche per riportare qualità nell'impegno politico, che passa intanto dalla consapevolezza che chi esercita questo servizio lo deve fare con l'onestà, la competenza, il distacco dagli interessi privati che è necessario, perché se noi rappresentiamo le cose di tutti dobbiamo farlo con un'ottica che effettivamente non intacchi o non mette in discussione o non avanzi un interesse particolare, perché questo diversamente sgonfia tutto, toglie la credibilità alla politica. E d'altro canto è necessario che il prestigio della politica si riaffermi, perché quella è la condizione perché, vedete, è accaduto negli anni passati, insomma, che io, come diceva Ruggeri, ho già raggiunto una certa età,
Ma ricordo che quando sul vagone di un treno arrivava un deputato o un senatore e la gente si alzava per dargli il posto, non che io pretenda questo, adesso per fortuna c'è la prenotazione e quindi il posto dovrebbe essere assicurato. Ma per dire, adesso il concetto è totalmente rovesciato. Allora io posso immaginare, e qui siamo vicini a Maglie, che uomini del prestigio di Aldo Moro abbiano invece di diventare l'esempio di una comunità, siano diventati il punto di contraddizione. E qui c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. E qui stanno molte delle nostre difficoltà. Adesso abbiamo perso un sacco di tempo a sputare in faccia l'Europa e il Covid è venuto a dimostrarci che se non avessimo dietro l'Europa noi saremmo già saltati per aria. Già saltati per aria, perché non saremmo neanche in grado di piazzare i nostri titoli del debito. Oggi noi li piazziamo perché dietro c'è la BCE, ma fino a qualche anno fa mi ricordo le polemiche anche nei confronti di Draghi, fatti da una certa opposizione del nostro paese, che basta ascoltare Salvini, no? Il problema, tutti i nostri guai sono l'Europa. Se noi non avessimo avuto l'Europa, non saremmo in condizioni neanche di rialzarci. Ora l'Europa ha battuto un colpo e noi dobbiamo ribatterlo il colpo, perché le risorse che vengono dall'Europa devono servire per fare investimenti, non per fare distribuzione di soldi a pioggia, che si fanno una volta sola e non fanno nascere nulla. Perché i sussidi possono essere necessari nelle fasi straordinarie, ma non possono creare essi stessi posti di lavoro. Perché non abbiamo bisogno di lavoro pubblico in quanto tale, anche se l'esperienza di Cassano e quella di Pendinelli hanno ricordato che il mercato del lavoro deve essere strutturato in maniera tale da poter funzionare egregiamente. Però c'è chi ricorda, ad esempio, il fatto, e lo ha fatto Draghi proprio nei giorni scorsi, parlando a Rimini, che abbiamo da saldare un debito nei confronti delle future generazioni. E questo debito lo si salda ancorando il loro futuro alla formazione, a metterli in condizione di poter esercitare un ruolo all'interno di una comunità che è sempre più internazionalizzata. Perché qualche decennio fa uno nasceva a Scorrano e moriva a Scorrano, oppure a Quistello, che è il mio paese. E non è che, e oggi il confronto lo devi fare con il mondo intero, e questo presuppone, richiede una preparazione che un mercato così aperto costringe a mettere in campo. E qui allora c'è la funzione del pubblico, la pubblica istruzione, come la sanità, sono le funzioni principi sulle quali una comunità regge il suo futuro, la sua prospettiva. E quindi se si devono fare delle riforme, esse devono avere un segno strutturale profondo. A parte che diversamente quei soldi non li vedremo neanche, perché se noi pensiamo di utilizzare i fondi del recovery per distribuire dei finanziamenti a pioggia fatti un po' non si capisce come, e allora ritorna fuori questo discorso che le regioni, specie quelle meridionali, hanno dovuto affrontare nel corso di questi anni con riferimento ai fondi europei, al fatto che i progetti dovevano avere una loro efficacia. Diversamente andavano in contrasto con le stesse finalità per cui erano stati previsti. A maggior ragione i fondi del recovery saranno legati ad una progettualità forte. E quindi
un paese che ha smesso di investire deve riprendere ad investire con forza, investire in opere pubbliche materiali e immateriali. Materiali che vuol dire fare le strade, consentire le ferrovie, consentire i collegamenti efficaci, che un paese moderno deve consentire una mobilità efficace, anche quelli immateriali. Penso alla forza della rete e al fatto che molte delle cose ormai passano da lì, e noi dobbiamo, digitalizzando una società come la nostra, fare degli investimenti appropriati sul punto specifico. E già questi sono degli orientamenti, degli indirizzi molto precisi e molto puntuali. E allora io penso che questa può diventare una grande opportunità, perché se diciamo che la crisi ha un po' spiazzato tutti, anche quelli che si ritenevano al di sopra di ogni sospetto. Pensate agli Stati Uniti, alla parabola di Trump, quanto ironizzato sulle vicende della Covid, che ora è lì e si sta giocando le elezioni. Io penso che lui non vincerà, perché l'economia è andata in crisi, in difficoltà, anche a seguito delle vicende del Covid. Ci sono milioni e milioni di disoccupati negli Stati Uniti, e con dei mercati che sono cedenti, perché è evidente che anche la forza di saper esportare è legata al fatto che ci sia qualcuno che è disposto a comprare. Ma se l'economia globale crolla, è evidente che questo diventa ancora più complicato. Allora, diciamo che il Covid ha azzerato molte superbie che c'erano in giro. E questo però è per noi una grande opportunità, poiché immagino che l'Italia nel 1946 era migliore dal punto di vista etico dell'Italia di oggi. E quando penso ai nostri nonni e ai nostri padri, penso a delle persone che avevano un senso del riscatto civile molto più forte di quanto non sia presente oggi. Se ce l'hanno potuta fare loro, non possiamo pensare di non riuscire a farcela noi oggi. Abbiamo davanti una grandissima opportunità. E allora, visto che Mario si candida assieme all'architetto, alla signora, e qui quello che ha detto Totò è perfetto, il Consiglio regionale della Puglia ha fatto una figuraccia sul tema della parità di genere, una figuraccia di proporzioni gigantesche, ha costretto il governo a intervenire d'imperio su una cosa che doveva essere abbastanza scontata, perché è vero che le regioni hanno autonomia anche in materia elettorale, ma all'interno dei principi che vengono fissati dalla legge dello Stato. E quella della parità di genere è una cosa che è già stata affermata da più leggi dello Stato e che era necessario rispettare anche in Puglia. Quindi mi auguro che queste candidature paritarie a cui ha fatto riferimento Totò abbiano anche un effetto rispetto agli elettori e che inducano non solo a dare la doppia preferenza, ma anche a privilegiare questa presenza delle donne, che è fondamentale in una società così complessa e articolata come la nostra. Però il 20 e il 21 dovete stare attenti anche a dare un voto che sia responsabile, perché io conosco molto bene Fitto, come potete immaginare, ero amico di suo padre, perché c'è stata una concomitanza nel periodo della sua presidenza della regione con la mia presidenza della regione. Io ero molto più giovane, però voglio dire, questo è accaduto perché la storia è lunga e perché la politica un tempo pensava anche a come costruire delle competenze politiche e insisteva sui giovani e li curava, li faceva crescere, non è che venivano inventati. Questi che si sono vantati di non aver mai fatto politica, abbiamo visto che risultati hanno dato. E voglio solo ricordare un dato: nel 2013, quando è entrata quell'infornata di persone nuove, la metà di loro, ho fatto un calcolo, una statistica, non aveva mai fatto una denuncia dei redditi.
Secondo voi quelli del 1946 o delle legislature successive erano persone che erano state prese così, per caso? No, non sono state prese per caso, non solo perché li ha scelti un paese che era fortemente politicizzato e sapeva come fare le scelte, ma perché erano preparati a quella funzione, erano capaci di fare quel lavoro e lo hanno fatto in maniera egregia. Se nell'arco di pochi decenni hanno potuto far diventare l'Italia uno dei paesi più rispettati e più forti nel mondo, la sesta potenza industriale negli anni Ottanta, questo era l'obiettivo che era stato raggiunto. Ora io penso che questo lavoro possa essere recuperato e quindi dovete dare un voto intelligente a prescindere dalle condizioni psicologiche che ci possono essere, perché è chiaro che una riconferma è sempre qualcosa di complicato, però dovete guardare al quadro generale. Noi non abbiamo bisogno di mettere in crisi questo equilibrio di governo, che tra l'altro vede alla testa un vostro corregionale, perché Conte è un pugliese. Ed è stata una scoperta, ecco, qualche volta capita che ci possono essere anche delle scoperte. È vero che ha avuto una esperienza professionale di grande rilievo, ma che poi diventasse anche rapidamente un politico di qualità non era per nulla scontato, e invece è accaduto. Quindi vuol dire che, insomma, l'innovazione può essere anche utile. È l'unica cosa buona che hanno fatto i 5 Stelle, che sono riusciti ad indicare uno che non era di loro per fare il capo del governo. Quella cosa lì gli è andata bene a Di Maio, forse è l'unica cosa che gli è andata bene. Altre cose non sono andate bene, anche la confusione che c'è in tema di rapporti tra la maggioranza di governo e la coerenza nelle coalizioni regionali dimostra il loro limite. Cioè, vorrei capire come si può pensare di difendere un equilibrio di governo a cui, attraverso un voto di questi misteriosi che Rousseau consente di, per quello senso, ma allora facciamo le alleanze, capito? Sì, ma queste cose qui vanno un po' preparate, vanno costruite, non è che può essere una cosa che con un clic si decide, da domani diventa una cosa diversa. D'altro canto è un'esperienza, quello che parte dalla protesta, che ha comportato poi per loro di rimangiarsi praticamente tutte le cose che avevano detto, perché quando la protesta è inconsapevole è evidente che uno dice delle cose e più le spara grosse più crede di essere importante, per cui erano quelli dei Novax. E immaginatevi, in tempo di Covid, che siamo qui a aspettare il vaccino, vedere qualcuno in giro che ironizza su queste cose, che teorizza il Novax. Ho capito, ma è da prendere di fare un TSO, di andarlo a prendere quelli che il camice bianco e di portarlo in un luogo adatto, perché è evidente che e non è stata l'unica cosa su cui. E d'altro canto loro erano nati col Vaffa, cioè il progetto politico che nasce a Bologna con Grillo leader era quello del Vaffa. Ma secondo voi è possibile avere un progetto che come obiettivo è quello del Vaffa nei confronti di un paese intero? Perché poi non è che si guarda molto per il sottile, non è che il Vaffa aveva individuato nelle cosiddette classe dirigente o classe politica l'obiettivo del suo risanamento. Era sbagliato concettualmente. Se tu pensi di buttare via tutto, è evidente che, come si suol dire, con l'acqua sporca butti via anche il bambino e poi non lo fai rinascere. Ecco, queste sono le cose sulle quali l'invito che io faccio per il voto a Mario qui a Lecce, in generale per la lista dei popolari, per Emiliano, che una impostazione politica che può camminare anche per il futuro, avendo uno sbocco nazionale,
Io credo in questa esperienza, ma credo che se dalla Puglia venisse un segnale preciso, penso che sarebbe molto importante anche per la prospettiva dell'evoluzione politica del nostro Paese. Per questo, quindi, il voto non va preso sotto gamba, va preso con serietà. E la Puglia è uno dei punti, di incrocio che viene segnalata con un punto interrogativo. E quindi bisogna avere ancora più attenzione, perché è chiaro che poi, siccome si farà il conto finale sulle 6 regioni, perché la Val d'Aosta non viene messa nel conteggio, più uno meno uno può portare anche a delle conseguenze di cui non abbiamo assolutamente bisogno, perché l'idea di accorciare questa legislatura in pieno sviluppo delle vicende del Covid e soprattutto in pieno sviluppo dei rapporti con l'Europa vuol dire assassinare un paese. E questo è inutile che si stia tanto a girare il can per l'aia. D'altro canto ci ha pensato Salvini, perché la crisi di governo l'ha aperta lui. A me ovviamente il governo di prima non andava per nulla bene, però anche da deputato dell'opposizione non mi sono mai messo in testa che fossero da fucilare. Avevo delle obiezioni forti sulle modalità del loro e sulla qualità del loro governo, ma l'onorevole Salvini ci ha pensato lui, tra un movito e l'altro ha messo in crisi il governo che aveva fatto nascere, tra l'altro con un'operazione molto complicata. E quindi con chi se la prende oggi? Tutte le mattine sento che pontifica, adesso ce l'ha con i bambini, che lui vuol sapere a che ora si va a scuola, a che ora arrivano, quanti sono, si sono distanziati, si sono garantiti. C'è tutta propaganda. Ma lui quando è? Adesso è lì che ha cercato di dire che il Covid era colpa dei migranti. Poi siccome si è capito che non solo per i report scientifici che ci sono sul punto specifico, ma perché la vicenda della Lombardia, dove c'è il suo braccio destro Fontana a guidare la baracca, dimostra che non sono proprio degli amministratori con una grande lungimiranza. Questo è il fatto. Dietro poi c'è lo squilibrio tra sanità pubblica e sanità privata. Fino al periodo della mia presidenza, che prima di Formigoni, c'era un occhio molto attento alla sanità pubblica. I privati c'erano, ma non è che veniva loro riservato uno spazio all'interno della sanità come affare. Adesso, con tutta la politica formigoniana e con quello che è avvenuto dopo, che Fontana sta portando avanti, perché passa attraverso una riforma voluta da Maroni, sia ben chiaro, l'equilibrio tra sanità pubblica e sanità privata è saltato. E tutto il meccanismo della prevenzione è saltato, per cui in Lombardia, perché ospitano malati da tutte le parti d'Italia, sì, se tu devi sostituire un cuore, vai a Pavia, devi rimetterti una gamba, sostituiscono i polmoni, insomma, sì, però è lì che si è collocato il privato. E quello è il business della sanità. Ma se io devo evitare che un'epidemia sconvolga l'equilibrio e devo fare un lavoro sul territorio che non ha come conseguenza quello di realizzare un business. E la struttura pubblica è fondamentale per consentire poi di fare anche le opere di alta ingegneria medica. Ma se tu non hai la struttura di base che opera, tu alla prima difficoltà, e questo dimostra, ci ha riportato indietro ai tempi della Spagnola. Quindi vuol dire che l'equilibrio tra pubblico e privato deve essere rimesso in campo. E senza una base di igiene pubblica adeguata, noi abbiamo difficoltà a realizzare anche le condizioni per fare l'eccellenza sanitaria. L'eccellenza sanitaria deve essere legata ad un'eccellenza nella medicina di base. Se non c'è l'eccellenza nella medicina di base, anche la cosiddetta eccellenza dei miracoli nella sanità rischia di saltare per aria.
Quindi ci ha pensato Salvini, adesso Salvini poi ha anche le prese con l'elezione che sembra essere plebiscitaria di Zaia, per cui avrà anche dei problemi in casa. Però io non voglio inseguire Salvini, ma devo dire che anche quello che lui ha fatto da ministro degli interni, ha fatto tutta una politica che era più dedita ai social che al lavoro fattivo nel Ministero dell'Interno. Ecco, queste sono cose, ad esempio, che la mia generazione, che ha avuto la fortuna di avere grandi maestri, non ha mai considerato come possibili. Il Ministro dell'Interno si conosceva solo perché il 16, il giorno di Ferragosto, era quello che dava diciamo, gli elementi sulla sicurezza dei cittadini italiani che godevano le vacanze, e durante tutto l'anno stava zitto, non parlava. E quindi si utilizzava quella figura che doveva essere in qualche modo, non dico un tecnico, ma un politico non di primissimo livello, o se anche di primissimo livello, non nelle pastoie della vicenda politica del quotidiano, perché poi bisognava nominare i prefetti, cioè c'erano delle cose delicate che riguardava l'equilibrio delle istituzioni. È arrivato Salvini che aveva in testa tutt'altro, no? E quindi tutta la campagna sugli immigrati. E poi sappiamo come stanno anche le vicende, questi poveri disgraziati che sono arrivati in Italia. Io sono perché l'immigrazione sia assolutamente controllata, ma sia ben chiaro, non è che la vicenda del caporalato è qualche cosa che porta dignità a un paese come il nostro. E ci sono mestieri che i nostri giovani non vogliono fare neanche per sbaglio. Mentre invece a noi è capitato di andare in campagna. Io, figlio di contadino, e sono finita la scuola, avevo l'incombenza anch'io, non è che potevo sottrarmi. Magari dovevo fare la guardia all'asino, che doveva trascinare l'autobotte per irrorare le viti piuttosto che i meli o i peri, insomma, no? Questo è, però, voglio dire, qui, questa attività qui, non parliamo poi della raccolta, che era la fase più manuale, in cui c'era bisogno di tanta gente che andasse a fare quel lavoro lì, oppure della trebbiatura, sia del frumento che del grano turco, come si poteva fare? C'era bisogno di tanta gente. Ed erano italiani, in pianura padana erano padani, magari venivano da Rovigo per lavorare a Mantova se non era sufficiente la manodopera mantovana. Allora questo problema c'è, noi non facciamo più figli, abbiamo un ritmo di sviluppo che è inadeguato e senza un numero di immigrati adeguato noi non reggiamo il ritmo. Dopodiché non è che possono arrivare la rinfusa. Ma questo è un problema, quindi dovremmo preoccuparci del contrario, di essere noi che siamo in grado di trasferire. Ma pensate solo alla storia delle badanti, dei badanti, di che cosa parliamo? Come potremmo accudire tanti dei nostri anziani in casa se non avessimo queste figure? Allora, basta, questa retorica di Salvini è una retorica distruttiva che porta il paese al macero, lo porta fuori di testa, anche perché sono dei messaggi che sono sbagliati, da ogni punto di vista lo si guardi. Quindi, ho finito, perché poi c'è 9:10, quindi già cominciata la partita. Quindi. Comunque, era solo per onorare questo invito di Scorrano, per onorare la candidatura di Pendinelli, per onorare Cassano e il nostro amico Totò per le cose che hanno fatto e per dire che volentieri vorrei che non solo poteste brindare a un successo pieno della lista, ma che ci fosse anche un risultato politico apprezzabile, perché questo serve molto all'Italia. Il voto pugliese non è mai stato importante come in questa occasione. Grazie. Io chiudo soltanto, ringrazio tutti quanti e
buona serata, grazie ancora.